Preghiera prima di dormire di giovedì 25 marzo 2021, compieta del giovedì della quinta settimana di Quaresima. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Adesso soffermiamoci un attimo per l'esame di coscienza, perché in questa notte non vogliamo consegnarci al sonno senza sentire nell'anima la sicurezza della misericordia divina, la dolce misericordia, completamente gratuita. Inno. Gesù, luce da luce, sole senza tramonto, tu rischiari le tenebre nella notte del mondo. In te, santo Signore, noi cerchiamo il riposo dall'umana fatica al termine del giorno. Se i nostri occhi si chiudono, veglia in te il nostro cuore. La tua mano protegga coloro che in te sperano. Difendi, o Salvatore, dalle insidie del male i figli che hai redenti col tuo sangue prezioso. A te sia gloria, o Cristo, nato da Maria Vergine, al Padre e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Antifona. Dimora all'ombra dell'Onnipotente. Troverai rifugio dalle insidie del male. Salmo 90. Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza, non temerai i terrori della notte, né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. Mille cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire, solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi. Poiché tuo rifugio è il Signore, hai fatto dell'Altissimo la tua dimora. Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi. Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi. Lo salverò, perché a me si è affidato. Lo esalterò, perché ha conosciuto il mio nome. Mi invocherai e gli darò risposta. Presso di lui sarò nella sventura. Lo salverò e lo renderò glorioso. Lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dimora all'ombra dell'Onnipotente. Troverai rifugio dalle insidie del male. Lettura breve. Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Responsorio breve. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Dio di verità, tu mi hai redento. Nelle tue mani affido il mio spirito. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Antifona. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Preghiamo. Visita, Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico. Vengano i santi angeli a custodirci nella pace e la tua benedizione rimanga sempre con noi. Per Cristo nostro Signore. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen. Concludiamo la compieta con un'antifona alla Beata Vergine Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.